Quando ci sentiamo depressi, senza energia, di pessimo umore, stressati, di solito a chi diamo la colpa? Spesso diamo la colpa all'ambiente esterno o a fattori psicologici, magari con frasi tipo se la situazione fosse diversa mi sentirei sicuramente meglio. Lo pensiamo tutti, ma secondo la scienza questa affermazione è vera solo a metà. Infatti c'è un'altra causa insospettabile degli stati depressivi e dello stress. Questa dipende da noi. Oggi voglio condividere con voi lo studio americano che l'ha scoperta e le soluzioni naturali della naturopatia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, altri nuovi video. Secondo una ricerca scientifica svolta in Canada, alla University of Guelph, una delle vere cause di ansia e depressione è la fame. Sarà anche scientifico, ma non siamo mica dei denutriti. La sensazione di fame è frequente, è dovuta alla riduzione della glicemia nel sangue. Negli esperimenti è risultato che bassi livelli di zucchero nel sangue corrispondono a disturbi dell'umore più o meno gravi, come stress, depressione, disagio, difficoltà a relazionarsi con gli altri. Quindi siete pronti per la notizia shock? Secondo il responsabile dello studio, il dottor Thomas Hornman, responsabile del Department of Psychology, questo meccanismo spiega anche lo sviluppo e l'aggravamento dei disordini alimentari come anoressia, bulimia e obesità. La ricerca dimostra che gli zuccheri nel sangue influenzano direttamente l'umore e gli stati d'animo e nei casi più lievi possono risolvere stress, depressione e disturbi dell'umore. Interessante, vero? Condividete subito la notizia e anche la soluzione della naturopatia che vi dirò adesso. Ma prima di darvi la notizia finale, ci tengo a dirvi che in descrizione trovate il link alla mia playlist di salute naturale e anche crescita personale. Sono vere guide interiori per le sfide di ogni giorno e hanno aiutato tante persone. Andatele a vedere dopo questo video. Bene, torniamo alla naturopatia. Io lo dico da sempre, senza la giusta alimentazione al corpo umano mancano i nutrienti per funzionare bene e regolare anche le emozioni e l'umore. Questo è un argomento che approfondisco spesso, quindi per seguire anche i prossimi video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche qui sotto per essere avvisati. I cibi migliori contro la depressione, gli sbalzi d'umore e lo stress sono i grassi buoni omega 3, i carboidrati o cereali integrali e le proteine magre. Da evitare invece snack zuccherati, energy drink, bibite industriali che causano picchi glicemici seguiti da bruschi crolli della glicemia. Adesso, quando vi sentite depressi o tristi o agitati, sapete qual è la prima cosa da chiedervi. Non sarà che ho fame dei cibi giusti? Ecco perché esiste il canale di Simona Vignali. Andate nella home e cercate tutti i video sui cibi giusti. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano con Simona Vignali naturalmente. Ciao!